Un saluto a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale. Con me al mio fianco l'immancabile, la bellissima Saroski. Bevo Ragazzi, acqua perché questo è un match particolare, ho bisogno di idratarmi. brava, brava, perché qua ragazzi, cioè, ci sono due leggende nel ring. Allora, il ragazzo ci ha chiesto John Cena contro The Rock. Questo match ci è stato chiesto più di una volta. Io mi sono, non so come, raga, scusate, anzi, mi scuso Dimenticato. con il ragazzo, mi sono dimenticato di segnarlo sicuramente, infatti non l'abbiamo mai portato, infatti mi sembrava strano non aver portato un match del genere ancora sul canale. Bene, Ma noi, adesso arriva. adesso arriva, ma soprattutto noi abbiamo fatto qualche aggiustamento in più, qualche chicca in più, ovvero vi abbiamo messo l'arena WrestleMania 28, match ufficiale. Successo appunto tra queste due leggende del wrestling, Nella quindi città natale di The di The Rock. Rock, addirittura l'hanno Sì, fatto lì per il sì. 28, ovvero Miami. Miami. Mamma mia, sarò scherzo, sei tutta. Tengo a precisare che ho lasciato il mio lottatore preferito nelle mani di Saroski, ovvero lei Mamma, si è presa sentilo. If you smell. If you smell what the Rock Senti, is pubblico, cooking. come lo acclama. Ma allora io The qua, People's raga, versione Champion. di The Rock del 2012 Gran bel ufficiale, manzo, lo posso dire? con il pizzettone. Vedi, mi puoi fare il pezzetto così. Ci È molto da piace. carabiniere, però io un tempo lo usavo, lo sai, a Però, scuola. sì. Sì, Amore. in terza superiore me l'ero fatto questo pizzetto così. Non mi hai Sì, mai. ho visto le Forse non foto. mi hai mai L'ho visto, visto, ho visto. Saroschi, ma non fa niente. The Rock! If you smell what the Rock is cooking! Vieni, vieni, che ti preparo una bella torta adesso. Sì, vieni, vieni, che ti preparo una bella Senti, senti. attitude Cosa adjustment. dicono, Rocky? Sì, Mi stanno Rocky. chiamando? Oh, mi aggredisce alle Come hai spalle. fatto tu con Brutto, me nella puntata di incompetente. Raw 2011, quando stavo Brutto. sfidando The Miz? Allora, facciamo un po' di storia per Dai, i nostri amici che ci falla. guardano da casa. No, bello. Quando me sono The cad... People Elbow, guarda il cartone. Questo sei tu, guarda, se mai dovessi Sì, andare a WrestleMania. esatto. Se il biglietto non costasse 3.000 euro ci saremmo potuti anche Raga, andare. se arriviamo a 1000 iscritti vi porto a WrestleMania 40 a Filadelfia. L'ho detto, Raga, 1000 iscritti. Che cazzo fai, John? Ma vaffanculo. Allora, facciamo un po' di storia. Dai, falla, The Saroski. Rock torna a Raw. Dopo grande Con tanta richiesta, tesa. con grande attesa, con grande Dopo che ha richiesta. fatto il tuo film preferito, com'è che si chiamava? Fast and Furious sicuramente, No, infatti no, a Fast and parte Furious che 7. no, quell'altra volta l'hai nominato un sacco di volte. L'Eter Scorpione. Faceva quello, cosa ti devo dire? Dopo essersi assentato per tanti anni, causa Re Scorpione. Causa del Scorpione. Qua Insomma, sicuramente c'era un Fast and Furious, è dimmi. diventato un divo di Hollywood Esatto. molto acclamato, ecco. Oggi mi Sì. piace questo termine per definire The Rock. Ok, vai Vince avanti. l'ha invitato a Raw e lui si è annunciato come guest host di WrestleMania. Ok, Ok? va bene. Cosa succede? Che quella sera incontra Cena e Ok. si aggrediscono un po' verbalmente. Sai che a The Rock piace un po'. Ok, l'abilità al microfono Insomma, di The Rock, che ragazzi, le conosciamo tutti, poi no? detta così sembra anche altro, però. Saroski pensa sempre male, ragazzi, io non ho Comunque, parole. a parte ciò, Dimmi, cosa vai, succede? Che continua. Tagli a poi, corto, che qua adesso non il video ricordo, dura, appunto, non ricordo se quella sera o comunque la settimana successiva, eh? John aveva un incontro contro The Miz, The Miz. quando ancora era importante. Ok, quando ancora contava qualcosa da Quando era WWE. ancora awesome. Perché adesso non lo è più. Perché adesso non l'è più. Ti ho Oh, fatto una che cazzo! bella mossettina Cosa speciale, amore. speciale hai Sì, fatto? guarda. Aspetta, adesso neanche un'altra in No, serbo non per te. farmela la Vieni qua. Rockbottom. Dai, E cazzo! schieniamo. Raga, subito! Perché io sono The Cioè, Rock. non perdi Io devo. tempo. Oddio, ma ci esci? Io Sì. devo dimostrare quello che ho detto al microfono, ok? Ok, che Allora, rispetto abbia tu, comunque. praticamente. Esatto. Quindi cosa Dai. succede? Che The Tutti ti Rock chiamano, quindi. interviene durante il match tra Xena, non Xena, Principessa Ce Guerriera, la tra... fai a parlare? No, perché al contempo devo anche picchiarti, capito? Quindi mi distraggo. Xena, durante il match...
Dai, vabbè, durante il match, raga, Miz sale nel ring e gli fa una rock bottom. Cioè, ci vuole The Miz lo schiena e vince The Miz. Raga, sono dislessica, mi sto spaccando, fatta, giuro. Comunque... E beccati sto cazzo di Pineapple Shuffle, Cristo. Quindi The Miz si riconferma campione. Ok, ha vinto. Poi cosa succede? E poi niente, The Rock sfida John. Cosa succede? Oddio. Sfida John a WrestleMania. Oh, faceva ancora questa. E lui accetta. Ah, ha accettato. E beh, no, si stanno combattendo, stanco. Cazzo. Vabbè, certo. Hanno accettato, ok. Raga, fatevi una risata mentre ascoltate, dai. Sì, almeno vi facciamo ridere, brutta, raga. Il bello stronta della diretta, questo. Va bene, quindi sì, quindi da un anno di distanza loro hanno annunciato il loro match. Sì, il primo match annunciato per WrestleMania 28 con un anno d'anticipo. Ok. E niente, poi raga, conosciamo... Allora, io mi ricordo che in quel periodo ero in prima superiore, 2011. Mamma. E raga, io nonostante avessi un pochino abbandonato la WWE in quel periodo, ero stragasato... Per questo gasato, incontro? Lo conoscono il termine, sì, sì, non è... Ok, italiano. Ero bello infogato, raga, perché volevo vedere a tutti i costi questo match, questo incontro. Rocky Fiscal, perché raga, erano i miei wrestler dell'infanzia, raga, i miei wrestler preferiti dell'infanzia, quindi ho detto no, io voglio vedermi questo match. Non l'ho mai visto, mai recuperato. No, ma se l'abbiamo visto. No, sì, l'abbiamo visto. Lui se lo dimentica sempre, perché è talmente bello visto per lui che il suo cervello lo rimuove. Questo non l'abbiamo visto. L'unico modo che ho recuperato questo match, raga, lo sapete come? Nella modalità 2K Showcase di questo gioco, perché c'è appunto questo match. E perché c'è, ragazzi? Perché John Cena ha perso. Beh, ha messo tutti i match dove ha perso, sto scoglionando. Che poi il match si chiamava Once in a Lifetime. Sì. Ovvero una con volta Becky nella The Rock, vita, ragazzi. È come se fosse un match... Un dream match che prima o poi doveva succedere. Ma fammi il cazzo di People Elbow, Cristo. Qual è il People Elbow? Qual è? Questa che ti sto parando. Quella in terra, magari? In terra? Ma cos'è, speciale? No, è una finale. Quindi devo tenere premuto? No, ti metti da me nella testa e mi fai la people elbow. Ah, ok. Raga, ci siamo. Oddio, un botto e risposta. No, bello! Complimenti! Adesso te lo posso fare. Se non ci credo, raga. Mamma mia! Questo se lo toglie? No, è sparito! L'ha tolta però. Ma si è... Raga, la mossa più bella di sempre. Bella. Mamma mia, mamma. Proprio perché è più bella, mia. Ti schieno. Devo usarlo. No. Sì, vaffanculo. Raga, devo riuscire a... Guarda. Così. Sono il re scorpione io. Bravo. Sei... Come mi chiamo il Fast and Furious? Lo sai, sto per dire quello, lo sai. Oh! Comeback. L'ha presa! Mamma, l'ha presa! Pensavo l'avesse presa male, raga, no, invece no, no. L'ha presa la spallata. Oddio. Del Marine. Dai! Sì! Mamma mia, ragazzi. Si è messa in posizione. Perfetta. You alza la mano al cielo. See. In pubblico. Inizia a urlare. You can see me, baby. Five Knuckle Shuffle. E la chiude. La pompatina alle scarpe? No, ma raga. Ci siamo. Lo richiama. Di nuovo. Mai più. Gliela farà normale? No. Perché gliela fa così? Non lo so. Forse vabbè, non fa niente. Non è che è premuto. Non fa niente. No, non ho fatto la combo schiena a me. Ma è sempre stanco, cazzo. Mamma mia. Ma sei un marino? Che cazzo sei tu? Dai. Chiudilo il match. Chiudilo. Ma chiudilo. Chiudilo. C'è l'interferenza anche. L'interferenza. La residenza anche tu. Non certo. Ci credo, raga. Ditemi se avete visto questo match. Se l'avete visto magari. E da che parte stavate? In diretta. Da che parte stavate, ragazzi? Questo lo vogliamo sapere. Io sarei... Dai, The Rock. Non lo so. Sarei stato in difficoltà. Come no? Non lo so, lo sai. Perché, cioè, io... Allora, raga, nonostante fossi... avessi 14 anni... 14 anni, sì, 14 anni. Raga, io quando leggevo questa cosa, tipo, se perdevi ti finiva la carriera, così... Raga, io ci credevo davvero. Cioè, ci rimanevo male. Quindi mi dispiaceva... vedere John Cena perdere, ok. Ah, ok, quindi... volevi che... No, volevo che vincesse. Però alla fine anche The Rock, raga, che cazzo. Ti lamenti per The Rock della vittoria. Beh, ma comunque non si è ritirato. No, non si è ritirato, però. Mamma mia, ti spezzo il collo. Bella. Allora, ho necessità.
No, un'altra! Ho necessità. No, non ci credo, raga, non se lo toglie l'altro però. No, peccato. Dai, vai dall'altra. No, raga, mi sa che finisce qua il match. Ma volevo farti una rock bottom. Ce la faccio! Ragazzi, ho vinto. Madonna, la Swarovski se guarda la come a approva casa. Il re scorpione. Come nella realtà, ragazzi. C'ha di nuovo la gomitiera. Ah, beh, certo. Gliel'hanno ritirata dal pubblico. Sembra logico. Perché? No, non ci credo. Io non ho parole. No, raga. No, non ci credo. Non ci credo. Lo tagliamo. No, non ci credo. Lo taglio, dai, non è possibile. Perché succedono queste cose? Perché Randy Orton nel 2000? No. Ma poi per quale motivo al mondo? No, raga, io non ho parole. Perché succedono queste cose? Vabbè, beccatela anche tu, Randy. Madonna. Raga, non è possibile. What the Rock is cooking, raga. C'è da, allora, ti c'è Randy. Sai cosa ho cotto? Raga, ho cotto io... Randy Orton io. Se vuoi assaggiare, è lì per te, Seso. Raga, io non ho parole. Vabbè, ogni tanto succedono queste cose. Il gioco si perde. Ragazzi, allora, mi scuso con il ragazzo che ci ha chiesto questo match più volte. Non era previsto un Randy Orton cotto a puntino, non però... Era... Che dire, raga, non so che dire, davvero. Però vabbè, dai. Ogni tanto succedono queste cose. Non succede, il bello della diretta. Non abbiamo schiacciato nulla, giuro. Un saluto dal vostro caro The Rock, dal vostro caro People Champion, People Champ, The Most Electrifying Man in the World, raga, è tutto, The Rock è tutto. Basta. Noi ci vediamo al prossimo video, un saluto da Rachel e dalla Swarovski. Ciao!